ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un super pack opening. Questo perché? Perché abbiamo da riscattare i premi degli Squid Battle, account vi ricordo sia mio che di Leo, c'è anche il nome in alto a sinistra. E poi abbiamo anche dei pacchetti sia della Icon Edition che escono il lunedì e anche di un draft vinto. Quindi possiamo vedere di gestire un po' questo pack opening. Andiamo belli rapidi a riscattare i premi dello Squad Battle che ci abbiamo fatto fuori classe 1. Top 100 era troppo lontano, abbiamo preso 39.800 crediti, che non è male, e due pack da 35.000 crediti. Quindi non è male. Vabbè, queste saranno le nuove sfide. Ok, allora, andiamo così. Dobbiamo andare sicuramente nel negozio. Allora, erano di più i pacchetti. Ok, sono 8 ora, perfetto. Quindi ragazzi, io direi di andarci subito ad aprire i pacchetti. Apriamoci prima questo qui, pacchetto SDS in prestito. E vediamo chi ci esce fuori. Questo è un pacchetto che danno con la Icon Edition. E vediamo chi esce. Questo è Falcao? No, chi è? Valencia. Vabbè, Valencia può andare, tanto comunque in prestito. Lo mandiamo subito al club. E ora ragazzi, ci andiamo ad aprire gli altri pacchetti. Pacchetti tosti. Io andrei prima con questi pacchetti oro rari. Anzi no, andiamo con l'oro premium, dai. Apriamo subito l'oro premium. Vediamo un po' che succede. Non è Walkout, però è un oro raro. Vediamo chi ci esce. DC del Napoli, Tonelli. Poteva andare meglio, vediamo chi è uscito poi. Jagielka, niente di che, buona una forma fisica. La divisa del Belgio, vabbè, mandiamo tutto al club che poi ce li gestiamo. Allora, io direi di andarci ad aprire... facciamo così, questi due pacchetti oro premium e poi ci apriamo tutti gli altri quattro. Allora, pacchetto oro premium maxi. Dai, facci sculare, non dico tantissimo ma un minimo, per piacere. Non è Walkout manco qui, ma che diamine. Vediamo chi è però, Skrtel probabilmente. Sì, è lui subito ragazzi, l'ho individuato perché è lui il giocatore che esce di solito. Felipe Anderson. Dai, Felipe Anderson potrebbe valere qualcosina. 92 di velocità. Sui 2.800 crediti più o meno, penso. Vabbè, dai, non è proprio da buttare via. Qualche forma fisica. Sì, una forma fisica c'è. E poi c'è Skrtel e c'è Tufan. Vabbè, niente di così eccezionale. Maledizione. Apriamo l'altro pacchetto oro premium, ragazzi. Maxi, vai. Ti prego, vogliamo solo una scolata tipo da 500.000 crediti. Non chiediamo tantissimo, neanche qui workout, porca miseria. Vediamo chi è però. Questo qui è Niom, che è un terzino che non è proprio granché in Premier League, c'è di molto molto meglio. Tanti giocatori come Mendy, lo sapete che potrebbe valere qualcosina, infatti, per essere un oro non raro. Semedo, Ismat Merin, Kalou, vabbè, diciamo Kalou, anzi, diciamo che qualcosina abbiamo trovato, niente di eccezionale. Dai, direi che ora ci sono i quattro pacchetti più corposi, ragazzi. Qua bisogna sculare assolutamente. Allora, io andrei subito con un pacchetto oro rari. Dai, dacci questo workout, ti prego, dai. Dai, ragazzi, è workout, vediamo chi esce, ti prego, uno che vale parecchio, irlandese, ok. Ah, Bailey, raga, no, irlandese, perché ho detto irlandese, vabbè. Bailey, ragazzi, ce l'abbiamo già in rosa, ma non è niente male. Vediamo gli altri giocatori, Dos Santos, Ryan, il resto niente di che, però Bailey, ragazzi, vale assolutamente, bel giocatorino, niente male. Ok, dai, questi circa 50.000 crediti vanno più che bene e questi inviamo tutto al club. Dai, ragazzi. Allora, ora sono rimasti tre pacchetti. Dobbiamo sculare qui, ragazzi, una bella icon, immaginate, vabbè, quasi eresia. Allora, pacchetto oro rari, ragazzi, di nuovo. Dai, dacci un altro workout. Dai FIFA. Ragazzi, è un altro workout. Ti prego, daccene uno clamoroso. Chi è? Mert!
Mertens, andiamo così, anche workout, esce anche workout Mertens, buono, buono così ragazzi, buono perché Mertens comunque vale, dopo Bailly troviamo lui, io direi niente male, andiamo a skippare, noi non facciamo durare il pacco per una vita, vediamo se c'è qualcun altro con l'Asinac, Mertens quanto vale? 110.000 crediti! Tanta roba, tanta roba. Ottimo, ottimo. Mutinho, Kolasinac, Gomez. Ottimi giocatori, ragazzi. Ottimi giocatori. E ora sono rimasti due pacchetti. Qui non lo so se riusciamo a trovare qualcosina. 18 rari. Però 30 oggetti, non solo giocatori. Vediamo, dai, apriamo il primo. Sarebbe bello un altro workout. È difficile. Però vediamo, vediamo. Ragazzi, un altro workout. Ti prego. Ti prego, fammi trovare. Oh, Germania, chi è? AS, dimmi Royce. Chi è? Draxler, Madonna sera Royce. Vabbè, Draxler qualcosina vale un 84, vediamo. Allora, metti sul mercato. Vabbè, i suoi 6-7 mila crediti li vale. E vabbè, questo poteva andare un pochettino meglio. Vabbè, non ci lamentiamo. Tre forme fisiche. Dai, un po' di stile intesa, non sono proprio da buttare. Ultimo pacchetto, ragazzi. Abbiamo fatto tre workout. Diciamo che il vero workout è solamente Mertens. Però, dai, ultimo pacchetto. Vediamo, vediamo, ti prego. Ti prego, ti prego, io le faccio esplorare qui. Ragazzi, purtroppo qui non c'è workout. Però speriamo in qualcosa di comunque buono. Chi è? Marcos Alonso, qualcosina potrebbe valere. Vediamo, allora, vediamo, dai, dimmi che qualcosa vali. Vabbè, non è proprio da buttare, tutto sommato, va bene, dai. Allora, vediamo, Rooks, tanti contratti, tante forme fisiche, attenzione, poi Ilicic, vabbè, non vale granché, stadio classico. Ok, ragazzi, dai, niente male. Quindi ragazzi, io direi che questo pack opening si può concludere qui. Direi che non è andata proprio malissimo perché i nostri Mertens e Bailly li abbiamo trovati. Sui 200k penso che comunque più o meno li riusciamo a fare. Non è male. Quindi ragazzi, io direi che per questo video si può chiudere qui. Mi raccomando, tanti mi piace e tanti pollicioni. Seguite la carriera allenatore col Bari e la carriera Ultimate Team di Leo. E noi direi che ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!